Ci siamo e il primo collegamento, come tutti i venerdì, è con Copernico, dove ritroviamo il nostro amico Andrea Romoli. Buongiorno Andrea, come stai? Ciao, buongiorno, ciao Fabio, buongiorno, buongiorno, buongiorno in Milano. Buongiorno a te. Allora, ti abbiamo visto, abbiamo iniziato che eravamo in maglietta, oggi ti vedo bello bardato, quindi comincia a farsi sentire anche lì l'inverno. La settimana digitale, la chiamiamo così un attimo il tuo momento, in realtà è appunto, prendiamo spunto da questo bellissimo articolo che tu scrivi, da quanti anni è che ormai lo scrivi il tuo articolo? Ormai sono 3 anni. Insomma, da 3 anni ci racconti tutti i venerdì dalle colonne, si diceva così una volta, le colonne, adesso si dice esatto. dai byte e dai pixel di Startup Italia, ci racconti gli appuntamenti da non perdere della settimana digitale e i webinar migliori da seguire. Giusto? Esatto, sì, esattamente. Che cosa ci racconti questa settimana? Guarda, allora, questa settimana iniziamo subito con un evento internazionale che è il Cannes Lions Festival della Creatività e senz'altro sono parecchi anni che avviene il Festival di Cannes, per cui è dedicato alla creatività, è senz'altro molto interessante, si potrà seguire ovviamente in streaming vista la situazione attuale. Questo è l'appuntamento che va da lunedì fino a venerdì incluso. Comunque sul sito del festival c'è già tutta l'agenda, ci sono gli speaker, si potrà avere un'idea di tutto quello che verrà diffuso durante queste giornate dedicate appunto alla creatività. Sempre lunedì inizia invece online un evento molto particolare che è la Digital Russian Week, che è un appunto, come dice il nome stesso dell'evento, è dedicato alla Russia digitale. È organizzato da East Media, che è una società del gruppo Tribù che si occupa appunto di comunicazione e vendite online con i mercati russo e cinese. E sono 4 giorni di webinar dedicati al digital marketing in Russia, per cui chi è interessato ad analizzare questi nuovi mercati emergenti e a entrare in contatto con professionisti, con società che si occupano di questi mercati, è stato un evento da non perdere. E questo qui è un evento che inizia appunto lunedì e termina giovedì. Martedì e mercoledì appuntamento come tutti gli anni con lo SMAU. Quest'anno SMAU sarà sia online che offline. Si svolgerà appunto presso il MICO qui a Milano e come ben sappiamo tutti SMAU è un appuntamento istituzionale per l'Italia, per quanto riguarda l'Italia, ormai se non ricordo male sono 50 anni. Ero un bambino, mi ricordo, il mio primo SMAU era un bambino, mi ricordo, grazie a un biglietto avuto da papà e dall'Italtel siamo riusciti ad andare allo SMAU, ero un bambino, mi ricordo. Tu ti ricordi i tuoi vecchi SMAU, Andrea? Mi ricordo gli stand negli anni 80 che furono, diciamo, se non eri allo SMAU non eri nessuno. Andiamo a vedere internet, mi ricordo la prima volta che vidi internet alla fine, metà anni 90, c'era, cioè qualcosa del genere, anzi primi anni 90 forse erano ancora, sì con cose pazzesche, no? Insomma, bello che esista ancora e chissà cosa si potrà vedere appunto in queste edizioni di oggi. Esatto, quindi un evento da vivere intensamente per trovare nuove proposte, per vedere nuove start-up, nuovi progetti, senz'altro interessante, senz'altro da non perdere. Giorno successivo, siamo arrivati a mercoledì, vi segnalo un evento organizzato da e-commerce Italia, che è appunto la 10ª edizione dell'e-commerce day, ed è un'opportunità unica per ascoltare e confrontarsi con quelli che si occupano di questa nicchia di mercato, il commercio elettronico, capire con le strategie e le tecniche appunto per la gestione di un e-commerce. Mm-hmm. Questo è sempre da non perdere. E questo è sia mercoledì che giovedì, di 22 ottobre. 22? Sì. Il giorno successivo, da giovedì a sabato, si svolge la 5ª edizione del Marketer Festival. Marketers è una delle community più attive in Italia, probabilmente la più conosciuta a livello marketing, digital marketing, quella è stata creata più geniali. Ed è un evento di formazione professionale appunto organizzato dalla Marketers Academy ed è un'occasione unica per tutti i marketer mantenersi aggiornati. Ci saranno molti speaker, molti workshop, molti webinar, senz'altro molto utili
chi si occupa appunto di digitale e vuole appunto vuole aggiornarsi dal punto di vista professionale. Sempre, sempre giovedì vi segnalo anche Intranet Italia Day, che è un nuovo format, un evento che riunisce il decision maker, esperti di comunicazione interna per quanto riguarda le intranet digital work. Ah, ok. Per cui, un tema sempre più interessante, perché adesso poi le intranet in realtà usciranno anche un pochino, perché appunto con lo smart working è molto interessante capire come si evolve il mondo delle reti aziendali, delle reti interne alle varie strutture, no? Esattamente, esattamente. E poi appunto vi segnalo l'ultimo appuntamento di questa settimana, che è un hackathon molto particolare di nicchia, oserei dire, ed è organizzato da Master Italy nell'ambito del programma Sprint Lab 2020, ed è la seconda edizione del Mid Next Hackathon. È una cosa molto particolare perché è dedicata all'innovazione del mercato di porte e finestre. Però la cosa fa sorridere, però è un mercato che effettivamente ha di nicchia, però c'è stato molto interessante. E appunto per il Mid Hackathon, che è della durata appunto di 3 giorni, da tutto il weekend, ci saranno appunto esperti di business, laureandi, marketers, laureati, developers, designer, che si confronteranno e si sfideranno per creare appunto delle nuove idee di business e prodotti innovativi per quanto riguarda il mercato di porte e finestre. Beh, insomma, che con l'arrivo dei vari Alexa, dei vari Google, ok Google, Apple ha presentato il suo mini pod, come l'ha chiamato, insomma, è sempre più connessa, quindi anche porte e finestre giustamente saranno sempre più connesse anche loro. Esatto, esattamente, per cui penso che sia una cosa particolarmente molto interessante, nicchia, molto molto interessante e stimolante. E per questa settimana direi che è tutto. Beh, insomma, come sempre un menù bello pieno di ottime portate, mi verrebbe da dire, visto l'orario, insomma, cerco il passaggio da qualcosa di culinario. Andrea, ricordiamo sempre comunque su Startup Italia troviamo il tuo articolo, che è già online, quello di quest'oggi, giusto? Sì, certo. Quanti eventi hai messo all'incirca in tutto nell'articolo di oggi? Saranno una? Direi almeno una trentina. Insomma, vado, ricordiamo poi che dovrebbe essere online in questi minuti, per cui perfetto, quindi vi invitiamo ad andare allora su Startup Italia dopo la trasmissione a vedere il nuovo articolo, la nuova uscita di Andrea Romoli. Andrea, grazie mille come sempre, è sempre un piacere averti qui ospite, ci vediamo allora venerdì prossimo, buon weekend. Grazie, arrivederci, buon weekend. Grazie mille ad Andrea Romoli, grazie mille davvero per le sue dritte, le sue indicazioni, e da delle indicazioni del mondo digitale passiamo a questo punto a un vero e proprio incursione. Invece l'incursione di cui parliamo è quella che abbiamo tutti i giorni qui a Good Morning Milano, sono ben contento di averla, e le incursioni poetiche delle foche parlanti, che anche quest'oggi ci porteranno nel loro mondo, un mondo molto intimo quest'oggi, perché Francesca, ho potuto avere l'opportunità di vedere in anteprima il pezzo di oggi, è davvero un pezzo intimo e sentito, con cui, beh, vediamolo. Oggi ho 26 anni e voglio fare della mia vita un capolavoro. Oggi c'è un bel sole che scioglie la brina e così, passando sotto gli alberi, sembra che piova. Resto incantata sotto questa pioggia che mi sembra così simile a una preghiera. Canta la vita, cantala. È davvero una preghiera. Un incanto che resta con me sempre, quasi doloroso nella sua semplicità. Alla fine basta davvero poco per essere felici. Un cielo azzurro, un viale alberato, l'aria che profuma di erba appena tagliata. La felicità è una cosa semplice. Non serve rincorrerla né farne lo scopo della propria esistenza. Basta lasciarla entrare. Ecco, così, l'uscio socchiuso, ogni tanto puoi sbirciare e ti viene quasi da ridere, perché lei, la felicità, vuole entrare piano, pianissimo. Non ti vuole spaventare né sorprendere, vuole solo entrare. Offrile del caffè quando sarà entrata, accomodati, prego.
Lascia che beva la sua tazza fumante, che si rilassi un po'. Poi proponile di fermarsi anche a pranzo, così potrà assaggiare la torta salata. Se le farà piacere, invitala a restare anche per la torta al cioccolato delle 17. E se proprio le piace così tanto la tua compagnia, anche per cena, dove probabilmente mangerete la stessa torta alle verdure del pranzo. Sii un buon padrone di casa con la felicità e vedrai che avrà voglia di restare. Basta lasciarla entrare e metterla a suo agio. Lei poi si stiracchierà, si metterà comoda. Magari si sposterà sul divano perché è più soffice. Se poi sarà proprio troppo stanca per andarsene, si addormenterà lì, accovacciata sui poggiagomiti. E allora tu le metterai su una coperta. Le appoggerai per terra un bel paio di pantofole, di quelle calde magari, che non le venga freddo ai piedi. E sorriderai, perché allora saprai che la felicità, quella quotidiana, quella di sempre, non ha nulla di diverso rispetto a una placida sensazione di serenità, di cui sei solo parzialmente cosciente perché la stai vivendo, un po' come passare sotto agli alberi in una giornata di sole e sentire che piove dagli alberi, un giorno qualunque, una magia qualunque, eppure una magia. Grazie mille alle foche parlanti, grazie mille a Francesca, davvero il suo famoso acquario, quello che lei lo definisce tale, e il suo messaggio poetico, la sua incursione poetica. Ci rivediamo lunedì con altre incursioni poetiche delle foche parlanti. Continuiamo però nella nostra puntata, quest'oggi abbiamo un altro collegamento, l'ospite è collegato con noi dalla sede centrale, dal suo headquarter. Stiamo parlando di una fondazione che abbiamo visto, con cui abbiamo aperto anzi la settimana, ci siamo collegati in diretta lunedì durante l'apertura di una bellissima e interessantissima mostra fotografica proprio in centro a Milano, che è ancora in atto in questo momento e che poi appunto vi invitiamo ad andare a vedere. Ma diamo la parola al nostro ospite, sto parlando di Elena Fazzini di Fondazione Hope Onlus. Buongiorno e ben ritrovata, grazie mille. Buongiorno Elena, fondatrice di Hope Onlus. Buongiorno Buongiorno, grazie di essere qui. Allora, appunto, ci rivediamo. Abbiamo fatto una settimana insieme praticamente. Lunedì abbiamo aperto insieme e oggi ci ritroviamo per chiudere questa settimana perché vogliamo capire meglio, appunto, che cosa fa Hope Onlus e che cosa soprattutto ha fatto negli ultimi periodi. Però, Elena, raccontaci un po' la storia, appunto, come nasce Hope e cosa fa. a te. Allora, Opolus è un'organizzazione non profit che io ho fondato nel 2006, non casualmente. Io sono stata vittima di un errore diagnostico e le apparecchiature elettromedicali nella mia vita hanno avuto un'importanza determinante, perché io posso dire di essere stato un paziente salvato da un ecografo e da un bravo medico che ha saputo vedere bene attraverso questa apparecchiatura elettromedicale. Dopo questo evento negativo riguardante la mia salute, io ho deciso, ho chiesto ai medici dell'ospedale che mi hanno curato di segnalarmi un ospedale al mondo che avesse necessità. Mi hanno segnalato l'ospedale di Nazareth, che si trova in Israele, un ospedale molto particolare che aveva tutta una serie di bisogni molto urgenti sanitari. E dopo la mia convalescenza sono partita e sono andata a visitare questo ospedale, un luogo molto particolare dove medici, pazienti, infermieri, personale sanitario sono di tutte e tre le religioni, quindi ebrei, cristiani e musulmani lavorano insieme. Quindi è un ospedale molto speciale, un luogo in cui la pace si viene costruita veramente quotidianamente nel servizio alle persone in difficoltà. E questo ospedale non soltanto serviva un ecografo, ma un intero reparto di terapia intensiva e di neonatologia. Quindi io sono nata con un avvocato. Nel viaggio di ritorno, appunto, ho chiesto a mio marito: ma che cosa pensi? Come potrei fare? Come potrei realizzare questo desiderio di donare l'intero reparto di neonatologia? E mio marito mi dice: devi fondare assolutamente un comitato, un'associazione, un'organizzazione, una Onlus. E da lì nasce la storia di Hope. Per cui la storia di Hope nasce da un evento personale. E poi negli anni la vita di Hope è cresciuta veramente rapidissimamente. Chiaramente questo evento personale si inserisce all'interno di una storia professionale
mia, io sono un ex funzionario delle Nazioni Unite. Ho lavorato sempre occupandomi di progetti umanitari, di diritti dei bambini, di diritti delle donne. Ho lavorato in India, in Africa, in Libano, non ero mai stata in Israele e sono un project manager, questo è il mio background professionale. Quindi nel momento in cui è accaduta questa cosa nella mia vita, mi sembrava giusto, corretto, poter dare una possibilità a queste donne e a questi neonati in questa parte di Israele, perché siamo nella parte nord di Israele, dove sono più concentrate la convivenza fra le diverse religioni è veramente molto, molto importante. Quindi nel mio viaggio di ritorno ho pensato come avrei potuto fare. E da lì è nata, diciamo, la modalità operativa di Go, quindi rispondere a problemi specifici nei settori della salute e dell'educazione, sempre in situazioni in cui noi siamo chiamati. Esattamente come è successo nel Covid, esattamente come è successo Ecco, prima di nel Covid. arrivare appunto Elena, prima di arrivare poi all'emergenza sanitaria che avete affrontato in maniera davvero straordinaria ultimamente, che state comunque ancora continuando a monitorare, so, e state facendo gli interventi, dal 2006 diciamo al febbraio di quest'anno, poi dopo è arrivato il Covid e tutto è cambiato. Quali sono state le varie operazioni e i vari interventi che avete fatto? Allora, noi abbiamo lavorato, volevo concludere minimamente la storia del reparto di neonatologia. In pochissimi mesi ho raccolto più di 900 mila euro e come project management abbiamo direttamente costruito in Israele il reparto di neonatologia e costruito gemellaggio con alcuni ospedali italiani per poter garantire immediatamente la formazione ai sanitari. Questo è stato il modo in cui abbiamo lavorato negli anni, per cui abbiamo lavorato in Libano, abbiamo lavorato in Siria, abbiamo lavorato in Palestina, abbiamo lavorato in Israele, sempre a risposta di richieste specifiche. Abbiamo costruito ambulatori, abbiamo ristrutturato un grandissimo orfanotrofio che si trova al confine fra il Libano e Israele. Abbiamo lavorato in Giordania, ad Amman. Attualmente abbiamo un programma di ore gratuite di sport nei campi profughi che si trovano in Giordania e in Libano e che stanno accogliendo tutte le famiglie che ormai da anni, nella terribile guerra siriana che sembra non avere mai fine, si stanno ovviamente trasferendo nei paesi limitrofi. Il lavoro nostro è un lavoro sempre in risposta ad una richiesta di aiuto. E infatti è Quindi molto in interessante Italia questo, cioè voi intervenite, sempre. Elena, se ho capito bene, voi intervenite dove appunto c'è una richiesta specifica, cioè non è andare a creare appunto cattedrali nel deserto o situazioni giusto per aiutare, passami il termine, ma proprio c'è una richiesta, voi la studiate e intervenite su quella richiesta. Esatto, perché la caratteristica di Hope è quella di utilizzare modelli e processi operativi del settore profit e applicarli alla realizzazione di progetti umanitari. Questa è la caratteristica del nostro lavoro, per cui noi normalmente riusciamo a garantire un uso molto efficiente delle risorse, perché il nostro team è molto piccolo. Noi siamo una task force, siamo 6 persone, quindi tutti i numeri che ha visto anche nel coronavirus, li abbiamo realizzati lavorando giorno e notte soltanto in 6 persone, e a seconda del progetto la nostra famiglia, quindi la famiglia di Hope, si amplia con professionisti specializzati che lavorano su quel progetto. In questo momento sul Covid noi stiamo lavorando da mesi con ingegneri sanitari, ingegneri clinici, stiamo lavorando con medici della terapia intensiva, con tecnici, perché la necessità del Covid era quella di poter fornire apparecchiature elettromedicali a tempo record per poter salvare il maggior numero di persone, dato la grande difficoltà che c'era stata dal mese di marzo e aprile del numero di posti di terapia intensiva, c'era soprattutto in Lombardia, che scarseggiavano rispetto alla richiesta dei pazienti. Quindi noi siamo stati chiamati anche nel caso dell'emergenza coronavirus direttamente da alcuni medici degli ospedali, siamo stati chiamati da medici dell'ospedale San Gerardo di Monza e del Policlinico, che poi che immediatamente ci hanno chiesto ventilatori polmonari, ecografi, monitor, letti da terapia intensiva.
E avendo noi risposto in un modo molto veloce, perché Hope ha direttamente importato. Ecco, Elena, appunto, io volevo ricordare, raccontiamo bene questo, nel senso, quando tu dici in maniera veloce, non vuol dire che siete andati, diciamo, al negozio a comprare i ventilatori e basta, oppure cose del genere. Cioè, voi a un certo punto, raccontami poi bene te come cosa è successo, avevate dei ventilatori fermi a Düsseldorf, giusto? No, sì, questo, ecco, volevo dire che Ecco. non. Non siamo mai andati in un negozio da un ingrosso. Infatti. Grazie alla mia esperienza internazionale, avendo ancora rapporti in tantissimi paesi con i miei ex colleghi funzionari delle Nazioni Unite e direttamente con i collegamenti con le ambasciate italiane, siamo riusciti in pochissimi giorni, ma dico 2 giorni, a capire quali erano le aziende al mondo che producevano e che avevano ancora negli stabilimenti. Ventilatori e ventilatori respiratori polmonari e ecografi, e li abbiamo direttamente importati. L'importazione è stata fatta direttamente da Hope, quindi Hope risponde al bisogno e alla richiesta di aiuto dell'ospedale, trova i donatori che possono darci le risorse finanziarie per poter rispondere all'emergenza, e con questo denaro noi importiamo direttamente i macchinari che abbiamo trovato in diversi paesi del mondo. Abbiamo lavorato col Giappone, con la Cina. Col È stato Brasile, so che avete fatto state facendo un bel lavoro col Brasile anche, vero? in Brasile, ecco, diciamo che in tutto questo lavoro abbiamo donato più di 130 posti in terapia intensiva. Sono tantissimi, Fabio, 130 posti in terapia intensiva. Siamo stati contattati alla fine del mese di giugno da Papa Francesco, l'elemosiniere del Papa, che è il cardinale Konrad Krasinski, mi ha chiamato direttamente sul cellulare, dicendomi che Sua Santità faceva appello alla efficienza dell'organizzazione Hope per poter portare aiuto immediato in Brasile. Voi sapete che il Brasile è il secondo paese al mondo per numero di contagi e decessi, quindi la situazione in Brasile è un paese grande più dell'Europa. Quindi immediatamente la lettura che il mese di agosto sarebbe potuto fare un momento di riposo per tutti noi si è trasformata in un altro lavoro e un'altra impresa umanitaria. Per cui il mese di luglio è stato dedicato a trovare le risorse, grazie a filantropi illuminati che hanno deciso che il prossimo e le persone in difficoltà non sono soltanto quelle d'Italia, ma anche quelle lontane. Siamo riusciti ad importare dalla Germania e dal Sudafrica dei ventilatori polmonari, li abbiamo portati in Italia, e dall'Italia, tramite varie diplomatica, li abbiamo mandati in Brasile. Abbiamo raggiunto 6 ospedali in Brasile, è partita una missione umanitaria con un medico del Policlinico di Milano, esperto di terapia intensiva, grande amico di Hope, un ingegnere che è un ex dirigente della Banca Mondiale, perché avevo bisogno di avere una garanzia che fino all'ultimo centimetro la filiera potesse essere sotto il nostro controllo, perché tantissime volte nell'aiuto agli ospedali Hai fatto. la macchina deve arrivare a servizio del paziente. Per cui tutta la fatica fatta a livello internazionale per trovare le macchine, trovare il denaro, importarle, superare i dazi, i trasporti, per arrivare con un lockdown, i ventilatori in Brasile, è stato un po' come l'impresa che lei prima riferiva a Düsseldorf. Il 22 di marzo di scorso noi avevamo 20 ventilatori che avevamo importato dalla Russia e dovevano andare a Bergamo, a Sondrio, a Milano, nelle terapie intensive, che addirittura in quel momento, che è stato il momento più drammatico della pandemia in Italia, che spero non debba mai più tornare, i medici erano costretti a scegliere quali pazienti attaccare alle macchine, perché non c'erano macchinari per tutti. E quindi il ventilatore polmonare era veramente la possibilità di vita per ogni persona. Noi avevamo queste macchine ferme a Düsseldorf, in Germania, e anche la Merkel aveva chiuso lo spazio aereo. Quindi non c'era modo di montare un aereo di DHL, un aereo privato commerciale. E quindi mi sono rivolta, ho preso il coraggio a 2 mani e mi sono rivolta, ho chiamato alle 7 di mattina sul cellulare l'assessore della regione Lombardia, Giulio Gallera, e gli ho chiesto l'intervento dell'aeronautica militare. Mi ricorderò per sempre quella giornata nella mia vita, perché è stato veramente un esempio di grande sinergia e di collaborazione rapidissima tra la Task Force di Hope e
la regione, il ministro della difesa, l'aeronautica militare, la protezione civile, la Croce Rossa, perché la mia telefonata è stata alle 7 di mattina e alle 3 di notte questo C-130 dell'aeronautica militare messo a disposizione dal ministero della difesa a Hope è andato in Germania, è atterrato a Bergamo. A Bergamo lo attendevo io con altri due operatori di Hope, un convoglio di due tir della Croce Rossa. Hanno portato nel giro di un'ora, proprio il tempo tecnico di arrivare negli ospedali, dove c'erano gli ingegneri clinici di Hope che aspettavano queste macchine per attaccarle purtroppo subito ai pazienti. E quindi questa è stata un'operazione veramente incredibile, che non. Avete fatto appunto queste operazioni con macchinari, come ci raccontavi anche sempre questa operazione immensa, venendo a dire appunto ad esempio in Brasile che avete fatto, diciamo su richiesta, verrebbe da dire, proprio del Papa stesso che appunto dicevi vi ha chiesto un aiuto perché ha capito la vostra efficienza che è arrivata anche poi non solo sui macchinari ma anche nel dare supporto anche ad esempio ai pasti, a tutto quello che c'era intorno poi al problema dell'emergenza sanitaria, giusto? Esattamente, questa mattina io sono stata chiamata di nuovo dal Policlinico di Milano. In questi giorni abbiamo tutti visto l'aumento dei contagi, anche se mi preme sottolineare che questi numeri, che sono comunque spaventosi, non sono così preoccupanti come quelli di marzo, perché il numero dei tamponi che vengono fatti in questo momento dalla sanità è maggiore, quindi bisogna essere cauti anche nell'interpretare i numeri per non creare più panico, per non creare più paura. Però Oggi sono cauti mi sembra la stata. parola giusta, brava Elena, cauti mi sembra la parola giusta sia nel vivere cioè con cautela tutte le situazioni, sia nell'apprendere i dati, giustamente, ma con cautela, brava, mi sembra la parola più giusta da usare. Nonostante questa cautela, è una realtà oggettiva che i contagi sono purtroppo ripartiti in Italia e l'età media delle persone si è abbassata. Siccome questo virus è veramente purtroppo una malattia abbastanza letale e la conoscenza medica è sicuramente un po' più approfondita adesso rispetto al mese di marzo-aprile, ma le cure precise e la possibilità di salvezza dei pazienti non è garantita, quindi bisogna essere in una posizione di prevenzione. La mascherina è la prima prevenzione che tutti possono avere al posto del vaccino. Quindi, se tutta la popolazione avesse le mascherine chirurgiche, le mascherine FP2, in tutte le situazioni, non si può stare per qualche mese senza un happy hour. Io sono una persona che ama molto stare con amici, sono una brava cuoca e devo dire che piace anche a me un buono spritz, però in questo momento dai 20 anni in quest'anno si potrebbe fare a meno di un aperitivo perché in questo momento viene chiesta veramente una coscienza individuale per proteggere tutta la nostra popolazione. Tutta la popolazione, anche quella più fragile, quella che è già malata, quella che è anziana. Ecco, Elena, quello che stai facendo in questo momento, ci stai già dicendo un po' quello che potremmo fare, no? Giusto, Elena? Dicevo, quello che tu stai facendo adesso, ci stai già dicendo un po' quello che potremmo fare, ci stai un po' cercando di sensibilizzare sul tema. So che questa è un'altra dei grossi dei lavori che state facendo con Hope, perché state cercando di fare un lavoro di sensibilizzazione anche nelle scuole, ovviamente adesso poi con tutte le precauzioni e le limitazioni del caso, però è uno di quei progetti a cui voi tenete tanto. Sì, soprattutto perché se anche i cittadini milanesi di sera dalle 7 in poi vanno in giro per la città, vedranno quanti ragazzi della scuola superiore, universitari e bambini, comunque in momento anche di gioco si tolgono la mascherina. La mascherina, noi ci siamo inventati un personaggio, si chiama Tutti, che è un personaggio, un draghetto, quindi siamo progressivamente contattando tutte le scuole per donare mascherine alle famiglie e agli studenti perché ovviamente le mascherine sono costose, 50 centesimi una mascherina se pensa che a scuola tantissime scuole chiedono e suggeriscono nell'arco delle 6-7 ore di permanenza scolastica di cambiare la mascherina 2 o 3 volte. Immaginate una famiglia che ha 2 o 3 figli, ogni giorno deve mettere a budget 5-6 euro, che non erano assolutamente previsti in questo periodo, per le mascherine. Quindi l'aiuto di Hope è nei confronti delle scuole,
di sensibilizzare i ragazzi prima di tutto la solidarietà, perché in questo momento è molto importante accorgere per gli altri. Il primo gesto di solidarietà è che noi rispettiamo le regole. Le regole in questo momento sono quelle di metterci la mascherina. Speriamo tutti di buttare via queste mascherine il più presto possibile, ma questo sacrificio e questo rigore di questo momento sarà un ritorno alla normalità dei mesi prossimi. Entreremo nelle scuole, doneremo le mascherine a tutte le scuole prima della Lombardia e poi se troveremo donatori andremo anche in altre regioni dove è stato chiesto aiuto, le regioni che sono in questo momento più in difficoltà, che sono la Toscana, che sono l'Umbria, che sono la Campania, che sono il Veneto e quindi l'operazione mascherina Zuzu potrà raggiungere tante scuole. Chiaramente i nostri operatori, noi siamo molto cauti. Questa mattina io sono stata al Policlinico di Milano dove ci hanno richiesto dalla settimana prossima di ricominciare l'operazione Poldo. Non so se i nostri ascoltatori si È un'altra operazione, ricordano. raccontaci. Poldo è l'amico di Braccio Ferro che era golosissimo Di di panini. panini, hamburger mangiava, sì. E in modo molto simpatico i medici e gli infermieri d'Abruzzi del Policlinico ci chiamano l'operazione Poldo, hanno dei WhatsApp in tutti i reparti che nel momento in cui noi stiamo arrivando con i panini, le insalate, i dolci che tutti i giorni gli portiamo, fanno passare questo tantan dicendo sta arrivando l'operazione Poldo, proprio per ritornare la simpatia e la gioia. E questo gesto, Fabio, è un gesto molto importante perché insomma, tutti noi speriamo di non prenderci il coronavirus, però se accadesse, se qualcuno è in serenità e anche con la possibilità di avere una sorta di accoglienza da parte nostra, possa poter curare le persone nostre, nostre care. E quindi prendersi cura di loro attraverso un pasto caldo garantito nel momento in cui le mense aziendali sono chiuse è un gesto proprio di vicinanza che da loro è veramente molto apprezzato. Ecco, E un Elena. gra Ecco, graziamento anche ai panettieri che ci danno il pane, perché appunto, noi. perché appunto, siete aiutati davvero da tantissime realtà, comunque, nel senso, sicuramente tu non sei una che si ferma davanti alle porte, quindi se non le aprono le butta anche giù, mi sa, aver capito un po' che tipo di persona sei. Però insomma, diciamo che però giustamente inizialmente bussi con gentilezza e carineria, poi quando serve, secondo me, tiri fuori giustamente anche la forza che serve per a volte abbattere certi portoni. Però, dicevo, tanti sono quelli che vi aiutano e vi danno una mano. Se qualcuno da casa ci sta seguendo e vuole darvi una mano, vuole aiutarvi, dacci un po', visto che siamo ormai quasi in chiusura, dacci un po' le coordinate per potervi aiutare e in che maniera possiamo aiutarvi nel nostro piccolo. Allora, prima di tutto, un primo aiuto è quello di capire bene che cosa facciamo. Quindi, se in questi giorni una persona vuole fare e capire che cosa sta succedendo negli ospedali, che cosa è successo, vada a visitare la mostra che è in corso Vittorio Emanuele, dove ci sono tante indicazioni su come collaborare con noi, collaborare professionalmente, diventare volontario e sostenerci anche economicamente, perché tutto quello che noi facciamo è in aiuto degli ospedali, delle scuole, delle famiglie in difficoltà, grazie ai nostri donatori, grazie agli amici di Hope, che possono essere le aziende, che possono essere le fondazioni, ma che sono anche la singola persona che con una donazione piccola ci sostiene e ci permette di realizzare quello che facciamo. Se pensiamo soltanto che un ventilatore polmonare per terapia intensiva in questo momento sul mercato costa da 25 ai 40 mila euro, immaginate quante risorse finanziarie servono. E quindi noi in questo momento appunto facciamo un appello a seguire la nostra organizzazione, diventare amici, sostenitori di Hope. Basta andare sul nostro sito www.hopeonlus.org, si può fare una donazione tramite carta di credito, una donazione con un unico bancario, oppure venire nei nostri uffici. Noi abbiamo gli uffici di Asparta con 10 a Milano e con un bancomat, i contatti, in Un qualunque modo lo spazio. troviamo, Elena, un modo lo si trova. Un bancomat si trova esattamente. Però ecco, l'appello è proprio quello di dire grazie all'aiuto di tutti che possono aiutare sempre più bambini, comunità e ospedali in difficoltà, non solo in Italia, ma anche nei paesi più lontani. In questi giorni, dopo aver aiutato i sei ospedali brasiliani, siamo stati chiamati,
dal vescovo del Pará, a sud dell'Amazzonia, che ha avuto per 7 ospedali. Quindi adesso stiamo riflettendo sulle priorità, perché non si può arrivare a tutto e bene si deve fare bene, per cui stiamo cercando di capire come organizzare gli aiuti. Per poter però aiutare le persone in difficoltà bisogna avere le risorse e soprattutto non arrendersi mai, Ecco, nonostante la paura, nonostante questo è il importante, infatti, una cosa interessante, non arrendersi mai e fare le cose fatte bene. Se volete vedere come le cose sono state fatte bene, c'è appunto in questo momento una mostra bellissima, proprio organizzata da Hope in Corso Vittorio Emanuele, aperta fino, Elena, ricordiamo fino a quando è aperta, fino a La quando mostra è aperta a aperta, Milano poi. fino al 10 Fatto. gennaio, poi andrà a Bergamo, a Brescia, a Infatti. Londra, a Parigi. Comunque Quindi sarà aperta, nel senso che è tutta. aperta, nel senso che anche all'aperto, nel senso che potete vederla È tranquillamente assolutamente sul corso da Piazza del Duomo fino a San Babila. Quindi approfittatene, andate a capire che cosa ha fatto Hope e che cosa in realtà continua a fare, perché la foto sono di qualche periodo fa, ma è quello che giornalmente la task force, come la chiama Elena, di Hope fa tutti i giorni. E il sito internet l'avete sentito, comunque l'abbiamo messo anche nei commenti alla diretta, e se potete comunque contattarci se avete qualche informazione da chiedere in più. Elena, io ti ringrazio tantissimo, davvero è stata una puntata molto molto interessante, complimenti davvero per tutto il lavoro che hai fatto e porta i complimenti anche al resto della task force. Grazie molte, a risentirti presto, magari ci sentiamo nelle prossime settimane con un aggiornamento di quello che sta accadendo e della speranza e magari qualche buona notizia di quello che sta accadendo, non soltanto la paura del numero dei contatti sociali. Ci sono comunque buone notizie tutti i giorni. Infatti, molto molto volentieri, sentiamoci prestissimo. Grazie mille davvero a Elena Fazzini, fondatrice di Hope Onlus. Grazie mille Elena davvero. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Noi ritorniamo lunedì con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie a tutti, buon weekend. Appuntamento quest'oggi alle ore 18 con il telegiornale di Colto Giornale di Milano All News. Per oggi è tutto, ma manca ancora una cosa: è venerdì e parliamo del cartello della settimana di Carlo Cecro, che quest'oggi si va a ricontattare, a riconnettersi con qualcosa che ci ha raccontato la settimana scorsa. Ma diamo la linea a Carlo Cecro. Agenzia dell'Utopia, passerella Bichi, odiasi e fissione abusiva. Abbiamo intervistato una coppia di giovani ragazzi. Lui ha detto: ah, bello, odiasi, fa molto più impatto che amasi. È molto più facile odiare, ha aggiunto, che amare. La ragazza invece continuava a insistere su amasi, trovandolo molto più romantico. Mi riaggancio a odiasi e al fatto che sia più di impatto che amasi. Vediamo ad esempio nelle trasmissioni di Gossip come adoperano gli insulti, le liti e tutto il resto per fare audience, mentre invece qualcosa di più dolce e delicato potrebbe essere dopo un po' considerato noioso. Va bene, questi sono gli ultimi rispettabili pareri che abbiamo rilevato e continuiamo l'Agenzia dell'Utopia a intervistare la gente per voi.